Buon pomeriggio cari amici, è arrivato il momento di andare a fare la recensione dell'ultima puntata di Friday Night SmackDown, definita season premiere, la prima stagionale, potremmo dire la 2.0, visto che anche l'anno scorso ci fu la prima stagionale. Beh, ovviamente fuochi d'artificio, atmosfera bella, importante. Stephanie McMahon, Triple H pronti ad acclamare tutti gli atleti, a presentare il menù della serata. Il menù della serata che inizia con una sfida interessante, The Freak, Lars Sullivan, che sconfigge Jeff Hardy e quindi diciamo che il big man di SmackDown inizia ad avere una certa importanza nel roster blu. Ma vedremo se nel concreto a livello di magari qualche titolo, insomma. Poi altrettanto interessante sta del 3 contro 3. Non sappiamo se in questo 2020 sarà l'ultima sfida tutte e tre assieme del New Day, Xavier Woods, Big E, Kofi Kingston contro Shinsuke Nakamura, Cesaro e Sheamus, tra cui questi ultimi due, Cesaro e Sheamus, per chi si ricorda, hanno formato per un bel po' di tempo The Bar, vincendo anche i titoli di Coppa e di Raw, se non mi sbaglio, no. Non mi ricordo se anche quello di SmackDown. Comunque, vittoria del New Day. Poi ritorno di Daniel Bryan, pompa magna, che però viene interrotto da Seth Rollins, il quale dopo che aggredisce Daniel Bryan e Daniel Bryan risponde al suo cospetto, appaiono sullo stage Rey Mysterio e Dominic Mysterio, che diciamo vanno sul ring per. Sembra questo che sia per scattare qualcosa tra Re Dominic e Seth Rollins, ma risuona la theme song, il Titantron di Buddy Murphy che entra sul ring. Sembra voler aiutare Seth Rollins, ma così non è perché va contro Seth Rollins, il famoso discepolo, lui che fu discepolo di Seth Rollins, del Messia. Poi Murphy offre la mano a Rey Mysterio, cioè nel caso specifico a Rey Mysterio, ma in primis Dominic che poi escono dal ring, vedremo settimana prossima cosa succederà. Poi prima sfida titolata SmackDown per i campioni di coppia dello show blu, Street Profits contro Robert Roode e Dolph Ziggler. Ma qui c'è un eccesso di euforia da parte di Robert Roode, Bobby Roode e Dolph Ziggler, infatti viene chiamata la squalifica. Poi contratto, firma del contratto tra Sasha Banks e Bayley, che però Bayley diciamo, la tiene un po' sulle spine a Sasha Banks. E match di chiusura della puntata Braun Strowman contro Roman Reigns, che continua il suo percorso da personaggio da heel da cattivo, infatti tra colpi bassi e quello che è successo dopo con le sediate di Roman Reigns a Braun Strowman e poi tutto questo racconto di rivalità tra Jey Uso e Roman Reigns, che è davvero straordinario, cari amici, perché non so se è stata la prima volta da quando sono in faida, ma ho visto questo loro scontro davvero acceso, dove Roman Reigns è invitato a far fare a Jey Uso la stessa cosa che ha fatto lui con Braun Strowman, a percuoterlo di sediate. Ma invece Jey Uso la sedia l'ha usata sì, ma contro Roman Reigns, prima però che l'ho attaccato con un kick, con un calcio alto, quindi poi insomma Adam Pearce, la sicurezza, gli armi, proprio
rivalità che sicuramente prende la scena di questa parte finale di 2020, dove però sì, ora ci apprestiamo a Dell'Inassè, c'è Survivor Series, insomma, siamo vicini, siamo al decimo mese dell'anno, ci avviciniamo alla conclusione del 2020, però è ovvio dire che chissà, magari in vista di Royal Rumble, qualche sorpresa, qualche ritorno, una Becky Lynch di ritorno, Ronda Rousey, staremo a vedere. Questa era la mia recensione di Friday Night SmackDown Season Premiere della notte passata. Noi ci vediamo in serata per commentare il derby, credo dopo le 20 circa. Non so se arriverà anche un video su Napoli-Atalanta, vediamo un po'. Sicuro quello sul derby, quello su Napoli-Atalanta, vediamo. Dipende perché poi nel pomeriggio sarò anche fuori casa, quindi grazie a tutti, buon proseguimento e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!